La prima giornata di campionato manda agli archivi un pareggio che può soddisfare il Pescara. Lo 0-0 con il Chievo ha evidenziato tracce delle idee di gioco di Oddo. Poi, nella seconda parte del primo tempo, il Chievo ha preso il sopravvento e Fiorillo ha tenuto in piedi i biancazzurri. Ripresa in sostanziale equilibrio che ha legittimato il pareggio, ma il lavoro chiaramente è ancora lungo perché la preparazione è iniziata da poco. La squadra è stata cambiata nella maggior parte dei suoi elementi e ulteriori innesti sono previsti in settimana. Ieri al gruppo si sono uniti l'attaccante spagnolo Raul Asensio, prelevato in prestito dal Genoa, e il centrocampista olandese Leandro Fernandes, in prestito dalla Juventus. Soddisfatto della prova e degli ampi margini di miglioramento che ha la squadra, Mirko Valdifiori, perno del nuovo centrocampo di Oddo. Non è tanti giorni appunto che lavoriamo insieme, ma abbiamo cercato di fare quello che ci ha proposto l'allenatore in questi primi giorni. Tutta la squadra ha cercato di lavorare corta, di cercare il fraseggio partendo dal portiere, appunto come ci aveva chiesto l'allenatore. Secondo me abbiamo tenuto molto bene i primi 25-30 minuti, che oltre che a fare un buon gioco, secondo me abbiamo fatto anche una buona riaggressione, che quella lì secondo me potremo portarla avanti coi minuti, quando anche la condizione fisica sicuramente migliorerà in tutti, perché col lavoro veniamo appunto da questo periodo di fine campionato. 40 giorni fa c'è stata una preparazione diversa, quindi è tutto un campionato diverso. Adesso dobbiamo cercare sabato magari di fare un'altra buona prova, e poi dopo ci sarà la sosta che ci permetterà, col mercato chiuso a organico completo, secondo me anche il mister, di lavorare con tutta la squadra, e gli permetterà appunto a tutti di capire appunto quello che chiede l'allenatore. Le attenzioni di queste ore restano sul mercato, ma domani ci sarà il test di Coppa Italia contro la sorpresa Notaresco, partita per la quale non sono stati convocati i difensori Drudi e Crecco, per i quali si avvicina il momento della cessione. Drudi è vicino al Cesena, club che gli permetterà di riavvicinarsi a casa per gli ultimi anni di carriera. Per Oddo la possibilità di fare ulteriori prove e dare minutaggio ai suoi. Ci sarà il debutto per Asensio, spazio dal primo minuto anche per Jarosinski, vista l'indisponibilità di Masciangelo, che potrebbe dare forfè anche per Reggio Calabria. Fuori causa di grazia per infortunio. Chance anche per Maestro, out per squalifica contro il Chievo.